Oggi vi dimostreremo la somministrazione dei farmaci con il distanziatore. Allora, innanzitutto la somministrazione del farmaco viene effettuata mediante uno spray con un erogatore a pressione. Ogni erogazione, puff, libera una quantità predosata di farmaco. Il distanziatore deve essere usato a qualsiasi età, anche da adulto. È composto da un anello in gomma dove si infila la bomboletta, un cilindro e una valvola che si apre verso l'interno quando il bambino prende aria e si apre verso l'esterno quando il bambino la butta fuori. E poi al termine abbiamo il boccaglio. Prima di fare le nostre inalazioni dobbiamo sempre controllare che tutti i componenti siano al loro posto, che la bomboletta sia quella giusta, che le valvole siano alloggiate correttamente e che non ci siano corpi estranei al suo interno, tipo briciole, pezzetti di carta, perché sennò nell'esecuzione il bambino potrebbe aspirarli e inalarli. Adesso vi faremo vedere come si usa il distanziatore nei pazienti al di sotto dei 6 anni. Togliere il tappo di chiusura dello spray, scuotere la bomboletta, collegare il boccaglio della bomboletta al distanziatore, applicare la mascherina ben aderente al viso, in modo che il naso e la bocca siano coperti. Azionare lo spray, un puff per volta, lasciare sul volto per 10-15 secondi, che corrispondono a 5-10 respiri per ogni erogazione. Okay. È bene che il bambino stia in posizione eretta, mai sdraiato.